voglio mostrarvi come realizzare questa simpaticissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta ametista. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un filato della Mistrico Filati che c'è in giro da un po', ma che finalmente sono riuscita a riassortire dei colori, ed è questo, si chiama l'Amicone Color. Il colore che ho usato io è lo 04, che ha queste fantastiche sfumature molto belle del lilla e del viola, e mi piace tantissimo proprio per questo, perché è brioso. Però ci sono anche altri colori, voglio farvene vedere alcuni, sia a tinta unita che a sfumati. Questi sono gli altri colori sfumati che trovate presenti sul sito, e vi lascio il link in descrizione. Scusate, questo è al contrario. Vedete, abbiamo qui questo che è con le sfumature del mare, ho questo con cui realizzai il cappotto polare, quindi abbiamo queste striature del marrone, del grigio e del panna. Però se non volete una colorazione sfumata ma volete optare per una colorazione tinta unita, vi faccio vedere uno dei vari colori presenti anche questo sul sito, e anche di questo vi metterò il link. E si chiama Amicone, che come potete vedere è a tinta unita. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 100 metri, ed è un misto di acrilico e poliestere, però è caldissimo. Allora, per poter realizzare questa giacchetta io ho utilizzato 700 grammi di questo filato, lavorando con l'uncinetto del numero 8, e la lavorazione è semplicissima, è uguale a quella che abbiamo fatto per il kimono divina, per la giacca edera. Quindi si va a fare prima un rettangolo che come misurazione prenda dall'alto, davanti e vada dietro, a cui poi si cuce di lato e si continua a lavorare la manica. Si fa l'altro pezzo e poi si uniscono cucendole dietro. Alla fine ho fatto un piccolo allungamento sotto con lo stesso punto con cui ho usato per il resto della giacchetta, e ho rifinito l'apertura con un giro di maglie basse. In questo momento me la vedete chiusa, vedete, in questo momento, perché mi sono messa, ve la faccio vedere, una spilla qui. Volevo metterci un bottone, ma poi mi sono detta che solo uno, se due lateralmente, non mi convincono tanto, quindi preferisco chiuderlo con una bellissima spilla, una di quelle che potete trovare un po' ovunque. Detto ciò, come dicevo, per quanto riguarda il motivo è semplicissimo, perché è un giro che va sempre ripetuto e si alternano delle strisce di maglie alte con delle strisce di, diciamo, ventagli, perché in realtà è molto chiusa come lavorazione, vedete, è particolarmente chiusa rispetto a quelle che faccio solitamente, proprio perché questa giacchetta io voglio usarla sopra qui soltanto ai lupetti e metterci sopra un poncio o comunque un cappotto di quelli larghi, in modo tale appunto da non dover mettermi sotto anche un ulteriore maglione. Volevo qualcosa di un po' più coprente e stretto, però naturalmente voi lo potete fare anche un po' più largo rispetto al mio, quindi non ci sono problemi, e farlo anche più lungo, quindi trasformarlo invece di una giacchetta in un vero e proprio cappotto. Dicevo, io ho utilizzato 700 grammi per una taglia M, ben occorrono almeno 800, quindi 8 gomitoli. Questo perché io dell'ultimo gomitolo ne ho usato un po', ma non tantissimo, quindi con 8 gomitoli una taglia M ce la fa. Se però lo volete bello comodo, vi consiglio anche 9 gomitoli. Per una taglia L vi consiglio direttamente 10 gomitoli, in modo da averla comunque una taglia morbida. Fermo restando che comunque se la volete più lunga dovete aggiungere anche un gomitolo. Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo tutorial. Ah, ne approfitto comunque per darvi gli auguri di Buon Natale a tutte quante, in quanto questo è l'ultimo video che ci sarà prima del Natale. Vedrò di farne un altro prima di Capodanno, quindi anche in quel caso vi farò gli auguri di buon fine anno, buon inizio anno, però per adesso vi auguro tutto Buon Natale. Farò comunque un mini video per augurarvi più nello specifico questi auguri, e noi, come vi ho detto, ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare questo filato della Mistrico Filati che si chiama Amicone Color, il colore che ho scelto io, lo 04. Come potete vedere ce ne sono diversi sfumati, ma potete anche optare per tinta unita, li trovate tutti sul sito. Allora, io lavorerò con l'uncinetto il numero 8 e vi dico già che ne dovremmo andare a fare un rettangolo che come lunghezza vi vada dalla vita avanti alla vita dietro, passando per le spalle, quindi deve prendere tutto il corpo davanti
davanti e dietro, e naturalmente dipende da quanto lo volete lungo, se deve arrivare fino alla vita, se deve arrivare ai fianchi. Io monterò con l'uncinetto il numero 8 77 catenelle, e in modo che mi arrivi, diciamo, a poco proprio, diciamo, la vita, in modo tale che poi farò soltanto un piccolo bordino sotto quando avrò assemblato la mia giacca. Per fare ciò, quindi, vi ho detto, io ho montato 77 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi alle 8 catenelle dovete aggiungerne poi 5, in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine. Quindi io vi direi, per una taglia M o L, a questo punto, diciamo che come lunghezza, cioè come catenelle, potete montare le stesse mie, a meno che non abbiate molto seno, quindi in quel caso vi consiglio di mettere almeno un motivo in più. Detto ciò, io qui ho un piccolo campione per farvi vedere appunto come realizzare il nostro rettangolo. Naturalmente il rettangolo quindi si svilupperà in altezza, che l'altezza deve equivalere comunque a coprire l'intera spalla, quindi io poi vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare, e possiamo iniziare a fare il nostro giro. Il giro che facciamo è uno solo, vi faccio poi rivedere naturalmente come rifarlo, quindi semplicissimo, perché è un giro che va sempre ripetuto. E andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Salto la prima delle maglie delle catenelle di base, entro una seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Devo fare un totale di 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 2 già le ho fatte. Vado a fare la terza, quarta e quinta. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Salto una catenella e ricomincio da capo, vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Salto una catenella, di nuovo nella successiva vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Salto una catenella e ricomincio da capo, quindi questo lo dobbiamo fare per tutto il nostro giro, quindi 5 catenelle e 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo una catenella e andiamo a fare 2 maglie alte, una e rientriamo 2. Saltiamo una catenella e quindi adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro giro e andiamo a fare le nostre 5 maglie alte, una, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo così terminato il nostro giro. Adesso ci giriamo con la lavorazione e vi faccio vedere come riandare a fare il primo giro. E vi ricordo che noi dobbiamo fare sempre questo, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra le successive maglie alte, quindi una, 1'altra, la quarta e la quinta. Adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie alte, che le facciamo tra le 2 maglie alte del giro precedente, una e rientro 2. Questo serve per avere qui una striscia di ventagli, però una striscia compatta, quindi questa lavorazione sarà molto compatta, non facciamo troppo forato proprio perché deve essere una giacchetta, e quindi si ricomincia e andiamo di nuovo a fare le nostre 5 maglie alte, 4 e 5. Entriamo tra le 2 maglie alte e facciamo le nostre 2 maglie alte. Quindi semplicissima, la lavorazione crescerà velocemente perché stiamo lavorando con un filato doppio, infatti stiamo lavorando anche con l'uncinetto del numero 8. Quindi vi ripeto, io ho montato 77 catenelle nella lavorazione vera e propria. Andatevi a montare tante catenelle per avere la lunghezza desiderata. Tenete presente, dopo comunque andremo a fare un piccolo bordino nemmeno 5-6 cm. E adesso io continuerò, vi farò vedere poi il mio rettangolo terminato, quanti giri sono andate a fare per arrivare alla lunghezza desiderata.
Solitamente dovrei stare sui 20 centimetri, magari la faccio un po' più larga. Adesso vedo, comunque vi dirò quanti giri sono andata a fare. Allora, ho terminato di fare il mio rettangolo. Io alla fine ho fatto 11 giri e mi è venuto lungo circa 22 centimetri. Quindi vi ricordo che di lunghezza era circa 102 centimetri e di larghezza 22 centimetri. Per me, come larghezza, va più che bene perché mi copre tutta la spalla e anche un pochetto in più. Quindi a questo punto devo andare a piegare il mio rettangolo facendo combaciare i due lati più corti per poter andare a mettere il mio marcatore. Quindi una volta piegato il mio rettangolo, vi dico già che io come strisce di ventagli ne ho un totale di 9 e quindi vado a mettere in questa maniera. 4 dietro, 1, 2, 3, 4, 4 avanti, 1, 2, 3, 4 e il nono è qui proprio sulla mia spalla. A questo punto posso andare a mettere il marcatore per creare la mia manica e io faccio in questa maniera. Questa è per una taglia S. Qui ho la mia striscia di ventagli, ne metto anche una dietro e una avanti e vado a contare dopo questa striscia 3 maglie alte, 1, 2, 3, anche qui 1, 2, 3 e vado a mettere il mio marcatore nella terza maglia alta, sia avanti che dietro. Ora, per una taglia M dovete andare a mettere il marcatore dove avete il ventaglio. Per una taglia L io vi consiglio di andare a mettere il marcatore anche qui dove avete il ventaglio. Non fatela troppo più lungo. E naturalmente adesso voi avete una lavorazione diversa rispetto a me, perché io qui inizierò con una maglia alta, mentre voi dovete iniziare con il ventaglio. E in questo caso io vi consiglio di fare entrambe le due maglie alte entrando da entrambi i ventagli. Quindi adesso io prendo il mio filo e vado a farvi vedere come lavorare la nostra manica, scusatemi. Naturalmente io vi sto solo consigliando di metterla qui, una taglia M può anche metterla alla quinta maglia alta, non è un problema se qui poi sotto avete 10 maglie alte invece che 5, assolutamente no, perché comunque è la parte sotto della manica, quindi non vi preoccupate, non è quello un problema, però fate in modo che la manica comunque non sia troppo grande. Quindi io inizio la mia lavorazione. E entro con l'uncinetto quindi nella terza maglia alta, sia avanti che dietro. Aspettate, tolgo il marcatore perché altrimenti mi dà fastidio. E quindi vado a lavorare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Mi raccomando, se siete nel ventaglio, fate in questa lavorazione, fate una maglia alta e poi, quindi le 3 catenelle, rientrate e fate un'altra maglia alta. Questo quindi se vi trovate qui dove abbiamo appunto il ventaglio. Nel mio caso invece io ho fatto la mia maglia alta, vado a lavorare direttamente nelle due maglie alte da quest'altro lato. Quindi una, due e poi vado a lavorare il mio ventaglio. Quindi entro tra le due maglie alte e vado a fare le mie due maglie alte. Quindi veramente semplicissima. E adesso andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Vi farò vedere come terminare il giro e poi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Quindi niente di più facile perché faremo sempre la stessa lavorazione, solo che invece di fare giri di andata e ritorno facciamo i giri di tutto tondo. Quindi sto per terminare il mio giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E come vi ho detto, si ricomincia da capo perché andiamo di nuovo a fare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Io continuerò a lavorare questo giro, vi dirò naturalmente quanto ho fatto lunga la manica e poi andremo a fare un altro rettangolo identico, quindi stesse catenelle, stesso numero di giri, stesso punto dove metti il marcatore, stessa lavorazione per la manica. E poi fatto questo andremo a vedere come cucirli insieme. Però mi raccomando, per adesso andiamo a fare la manica e io vi dirò quanti giri sono andata a fare. Ho terminato la manica e ho ripetuto il giro per 21 volte, quindi il mio pezzo
è terminato. Adesso vado a fare l'altro pezzo, dove vi ricordo montiamo lo stesso numero di catenelle, facciamo lo stesso numero di giri e facciamo la manica. Ah, unica cosa, io sono andata a cucire da sotto la manica a scendere sempre con lo stesso filato e con l'uncinetto da lana. Quindi adesso vado a lavorare l'altra parte e poi vi faccio vedere come continuare. Perfetto, allora ho terminato anche il secondo pezzo, quindi stesse catenelle, stesso numero per fare la manica, stessa cucitura sotto da questo lato. Adesso devo andare a cucire insieme e cucirò nella parte dietro partendo da sotto andando a salire. Lascerò circa, penso, un 5 cm liberi in modo tale che non mi stringa troppo la lavorazione dietro, quindi diciamo che lascerò 5 o al massimo 7 cm, non di più. Una volta fatto ciò, poi andremo a lavorare la parte sotto, perché voglio comunque allungarla un pochettino, faccio una sorta di bordino non lunghissimo, e naturalmente come punto cercherò di riprendere lo stesso che abbiamo fatto qui. Però per adesso vado a cucire le due parti sotto insieme, dietro, davanti lascio libero perché è una giacchetta, e lascerò quindi circa 5 massimo 7 centimetri liberi. Allora, ho cucito quindi le due parti insieme, vedete, ho lasciato circa 5 cm. Adesso posso andare a lavorare sotto. Come ho detto, voglio provare a ripetere lo stesso punto, che è semplicissimo perché alla fine dobbiamo andare a fare 5 maglie alte e il nostro ventaglietto. Allora, io comunque, per evitare di fare troppi nodi, poi vabbè, andrò a togliere tutte le codine, le nasconderò. Parto qui da sotto a lavorare, quindi in questa maniera mi aggancio con l'uncinetto e vado a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Ho qui il foro grande, vado a fare la mia seconda maglia alta, maglia alta orizzontale, terza maglia alta. Il foro qui è piccolino, quindi non c'entro con l'uncinetto, altrimenti vado ad allargare troppo la lavorazione. Quindi quarta maglia alta la vado a fare nella parte dove ho la maglia alta orizzontale. Qui invece il forellino è grande, quindi entro dentro e faccio la mia quinta maglia alta. Adesso devo andare a fare il mio ventaglio, salto la maglia alta e qui il forellino piccolo dentro direttamente da questa parte e vado a fare quindi il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte senza la catenella di separazione. Salto qui il mio foro, vado direttamente dove ho la maglia alta orizzontale e vado a fare la mia prima maglia alta. Quindi continuo a aggiustarmi in questa maniera la lavorazione, non devo allargare la lavorazione, quindi devo andare a cercare di cercando di non allargare la parte sotto, in modo tale che altrimenti la parte sotto viene più larga rispetto al resto della lavorazione. Quindi giostro un po' in questa maniera. Alla fine io continuo adesso a lavorare e vi dirò quante strisce di ventagli ho fatto. Ricordate sempre che avete iniziato con 5 maglie alte, dovete terminare con 5 maglie alte. Allora, quindi ho terminato e in totale io ho 8 strisce di ventagli. Naturalmente, come vedete qui, ho terminato con le 5 maglie alte. Quindi adesso vado di nuovo a fare lo stesso giro come abbiamo fatto la lavorazione iniziale, giri di andata e ritorno. Farò al massimo 2-3 giri, non di più, perché appunto voglio solo sistemare un po' sotto, ma non voglio farla troppo lunga, quindi alla fine vi dirò anche quanti giri sono andata a fare. Alla fine ho fatto 3 giri sotto per allungare un pochettino la mia lavorazione e ho rifinito l'apertura della giacca con un giro di maglie basse. Per andare a fare il giro di maglie basse, come potete vedere, non sono andata a lavorarle dove ho la maglia alta, ma tra le maglie alte, in modo tale appunto da non rovinare la lavorazione, visto che stavo facendo con un uncinetto bello grosso. Quindi possiamo dire che anche questa giacchetta è terminata.